convertire dei libri d'arte che hanno fatto la contemporaneità. Ha avuto garanzie dal ministro Franco per le spese dei comuni, perché lei tempo fa giustamente aveva sollecitato, insomma, voglio dire, anche in chiave accoglienza degli immigrati ucraini, tanto per fare un esempio, oltre che alle spese correnti. Sì, diciamo, non solo quello, evidentemente Milano investe soprattutto molto in welfare, 540 milioni all'anno. A volte mi dicono tanto, sì, ma l'attrattività di una città si fa non solamente dai lustrini e le luci, ma anche dal fatto di essere solidale ogni giorno. Abbiamo avuto conferme che faranno un decreto per permetterci poi di usare i nostri soldi, che è quello che io chiedo dall'inizio. Però c'è un punto fondamentale: io non contesto il PNRR e non mi voglio accodare a quelli che dicono va riformulato, va ripensato, sennò poi non ci si muove mai. Ma quelli sono investimenti, ogni investimento trascina un po' di spesa. Ora i comuni hanno bisogno di avere spese correnti, è il momento in cui è necessario mettere un po' di spesa sul terreno per sostenere la nostra popolazione, il momento è questo, dopodiché noi cercheremo di fare la nostra parte come sempre. La cultura, il primo biglietto da visita. Alla fine le problematiche di questo periodo storico si riverseranno ai comuni e la risposta la troveranno nei comuni, nelle città. Le problematiche, perché è inutile negarlo, vediamo delle tensioni sociali significative tra i giovani, ma non solo, e questi sono i lati negativi, ma d'altro canto le nuove forme di socialità nasceranno nelle città. Io penso che non si possa negare l'idea che si debba crescere, non sono mai stato attratto dalla decrescita felice, ma il punto è che crescita. Personalmente credo che il modello berlusconiano dei consumi, pompiamo i consumi e tutto si sistema, sia un modello finito, bisogna trovare una formula diversa, e questa formula, se si trova, la si trova nelle città.